Ciao a tutti amici di Padel Test by Roberto Gardi, nuova recensione per Macron Trident Stealth. Piatto sabbiato, naturalmente in carbonio Techstream 12K, Techstream che utilizza anche un'altra azienda che è Sane, quindi sono comunque anche visivamente abbastanza similari ad alcuni modelli di Sane, queste Macron. Tubolare in carbonio, gomma Eva Compact ad alta densità. Il bilanciamento di questa racchetta l'azienda ce lo descrive per medio alto e andremo a vedere fra poco, e il peso un range dei 355 grammi 375 grammi, vedremo comunque il peso nello specifico di questo esemplare. Una racchetta che l'azienda ci indica per un livello avanzato. Andiamo a scoprire anche che cosa ci dirà il campo. Andiamo a vedere subito il peso, andiamo a vedere il bilanciamento e poi la prova in campo. Vamo! Intanto la scartiamo e oggi naturalmente siamo al Pro Padel Academy di Guidonia, una bellissima struttura con 5 campi al coperto, con tanto comfort. È uno shop di Padel a Roma che sempre vi consiglio di venire a visitare. E andiamo a vedere appunto il peso e il bilanciamento. Allora, peso di questo esemplare 350 grammi e 354 grammi, se no me la oltre alla maestra di matematica morta, anche comunque diciamo devo buttare appunto le lenti a contatto, quindi che non vanno più bene, e poi il bilanciamento a 26,2 cm, quindi 354 grammi il peso, bilanciamento medio tendente un pizzichino all'alto. Andiamo a vedere come si comporta in campo, ma prima vi ricordo sempre che per qualsiasi consiglio inerente al cambio della vostra pala e avere la migliore offerta di mercato sul prodotto, contattatemi su WhatsApp al 347-620-7531. Vamos in campo! Bene ragazzi, come vedete indosso il braccio IncrediWear, che praticamente l'ho già mille volte descritto, non mi dilungo oltre, antinfiammatorio indossabile. Andiamo a vedere come si comporta la Stealth. Come sempre immancabile nelle mie recensioni d'acqua di cocco, ragazzi, vedete il sistema sopra per poterlo aprire. Apriamo e abbeviamo. Rigenerante al 100% naturale, senza zucchero, senza glutine, il contenuto della bottiglietta equivale ad avere il potassio e magnesio di tre banane, quindi assimilazione diretta, non passa per la digestione, acqua di cocco. Stealth, quando vado a giocare le volée, ragazzi, tanta roba, veramente bella, non arriva come valutazione al 10, ma molto facile da armare, vado a spingere la palla, i tagli perfetti, veramente una grandissima manovrabilità, il 9 è il voto che si merita delle volée. Colpo alto, quando vado ad armare, grandissima facilità di manovra con questa racchetta. Esprimo veramente molto bene i tagli, anche una buona e ottima potenza. Devo dire che si merita un 9,5 dai colpi dall'alto. Vediamo il resto. Quando vado a toccare la palla mi dà un comfort pazzesco, ragazzi. Molto bella quando vado a giocare la Chiquita, molto bella quando vado a piazzare la palla, eccezionale, do anche un 10 a questo tipo di colpo. Potenza, gli do un buon 9 dei colpi da fondo campo basici, molto bene, i tagli molto bene. Quando vado a fare l'uscita di parete bassa, ragazzi, mi dà veramente una giocabilità e una manovrabilità anche quando sono sotto pressione molto importante. Questa racchetta racchiuderei tutto quanto in un voto che è 9 dall'uscita di parete bassa. Il tocco fantastico, quando vado a forzare la palla mi segue la racchetta ed ho una
un punto dolce abbastanza molto ampio che mi aiuta in tutte le situazioni. Ottima racchetta. Uscita di parete alta con la Trident Stealth è tanta roba, ragazzi, si merita il 10, eccezionale, perché quando vado al mare alto non c'ho nessun tipo di problema, riesco a farlo facilmente, sul braccio non mi dà nessun affaticamento, facile, preparo e esce fuori, taglio e potenza, bella, uscita di parete alta, tanta roba. Ok, quando vado a fare lo smash per armare alto una grandissima facilità, ma aspettavo qualcosa più in potenza. Per il remate il voto è 8. Ok ragazzi, allora siamo giunti al momento del commento finale di questa racchetta, che all'azienda ci descrive come un livello avanzato, però per me può partire da un intermedio avanzato, esperto e diventare anche una pro per chi gioca naturalmente ad alto livello. E un pochino, ecco, quello che dicevo, forse manca di potenza rispetto all'altra, la Stealth 2, che ha molta potenza dall'alto, questa ne ha un pochino meno. Però il resto devo dire che è una grande racchetta con un tocco molto morbido, molto affabile, quindi riesco a giocare molto bene di tocco. Un'ottima racchetta sul mercato, diciamo il prezzo di base è anche un pochino elevato, però magari si può prendere con una scontistica, si può prendere, diciamo, ad un buon prezzo. Ricordatevi sempre, mi potete contattare al 347 620 7531 per qualsiasi consiglio sulla vostra racchetta. Scrivetemi su WhatsApp, non mi scrivete nei commenti del canale YouTube, perché molto spesso li vengono tralasciati. Sul WhatsApp vi rispondo sempre. Iscrivetevi al canale YouTube, molto importante, iscrivetevi al canale YouTube Padel Test by Roberto Cardi. Alla prossima recensione. Qui con me, però, prima di chiudere, oggi c'era Federico, che notizia in anteprima, innamorato, perché non riusciva a dar bene il pallonetto, quindi innamorato. E poi dietro la telecamera sempre il nostro Alessandro Pompeo. Alla prossima recensione, ragazzi, con Padel Test by Roberto Cardi.